i belli e i brutti. Nelle sale espositive del laboratorio di ceramica di Francesca Ciriberti a Soverato è stata presentata la nuova linea di oggetti artistici realizzati con l'antica arte di lavorazione dell'argilla, le gioie di Calabria, realizzata dalla docente di ceramica Anna Maria Cucci, mamma di Francesca Ciriberti. Le gioie di Calabria sono creazioni in ceramica che rappresentano in miniatura la tradizione artistica, culturale e dolciaria calabrese che fino ad oggi veniva proposta nelle dimensioni tradizionali di dipinti, statue, oggetti di arredamento. Di tanti colori e forme decorati. Le gioie di Calabria, spiega Anna Maria Cucci, sono veri gioielli in ceramica da indossare, diventando di fatto strumento di promozione delle antiche tradizioni del territorio per vie, strade e piazze del mondo. Amica di un re, piccoli doni d'amore, piccoli gesti per te, donna incantevole fiore, compagna, amica di un re. Diciamo che questa linea delle gioie di Calabria parte appunto con questa produzione di monili in ceramica. Praticamente noi ci siamo ispirati a motivi della tradizione popolare, quasi tutta tradizione popolare, e anche da particolari storici. Il percorso è ormai fatto da anni da Francesca, è quello di riprendere i motivi pastorali della tradizione antica. Io invece ho voluto riproporre questi stessi motivi partendo dai mostaccioli, doni d'amore, frammenti di storia, ho voluto ripartire da questi elementi e riprodurli in piccolo, in maniera da poter essere indossati, vissuti, trasportati e condivisi da tante persone. Qual è il messaggio? Quello di trasmettere agli altri una Calabria gioiosa, una Calabria piena di storia e di voglia di vivere. Ecco, questo è il motivo per cui abbiamo realizzato questi oggetti, che daranno l'avvio a una probabile linea Gioie di Calabria, dove potranno essere inclusi oggetti in ceramica già prodotti da Francesca, o anche riproporre gli stessi motivi su oggetti, su elementi di abbigliamento. Ecco, questo è il progetto che noi ci prefiggiamo, diciamo. Poi questo è un avvio, quindi praticamente queste gioie, questi monili sono la sintesi di un percorso già avvenuto e sono l'avvio di un progetto che abbiamo da portare avanti. Allora, a me ha fatto piacere perché questa sera lei ha invitato gli amici, gli appassionati che da sempre ovviamente amano frequentare queste sale. Però ho visto che tra questi ci sono anche altri artisti, è un mondo che si ritrova se vogliamo. Noi abbiamo seguito anche una canzone, è una cantastorie che noi abbiamo avuto il piacere di conoscere nel corso degli anni, Francesca Prestia. E pensate un po', la cantastorie ha scritto una canzone appositamente per questa giornata e appositamente per Anna Maria e Francesca, e noi la vogliamo proporre ai nostri telespettatori e poi la utilizzeremo in un certo qual modo anche in sottofondo alle immagini, come vedete stanno scorrendo, che riguardano quest'oggi almeno le gioie della Calabria. Mentre noi parlavamo con il maestro Anna Maria Cucci, ci ha raggiunto Francesca Ciriberti. Non è nuova ai nostri microfoni, ovviamente lei sta accompagnando la madre, c'è stato un momento in cui è stata la madre che ha accompagnato Francesca, sì. Adesso vedete c'è un restituire, cerchiamo, non siamo, è una collaborazione, diciamo, collaborazione, ci fa piacere. Sì, è un progetto, come ti ha già detto mamma, sì, è un progetto che stiamo portando avanti insieme, anche perché ormai diciamo tutte e due da anni
Siamo nel campo della ceramica, portiamo avanti questo discorso delle tradizioni, dei simboli della tradizione calabrese, e quindi abbiamo pensato di portare appunto avanti questo progetto delle gioie di Calabria. E noi siamo qui anche per questo. Volevo aggiungere che questa sera, ascoltando l'intervento del maestro Anna Maria Cucci, ho avuto modo di sapere qualcosa di più in merito ai mostaccioli. Tra l'altro, alcuni giorni fa è stato vissuto il 500° anniversario dei mostaccioli di Soriano, siamo sempre, diciamo, nel Soveratese. Poi ho appreso che c'è anche un altro posto che vanta una tradizione antica, si tratta di Serra San Bruno. Sia nel primo caso di Soriano che nel secondo di Serra San Bruno sono stati i monaci a creare, insomma, un dolce tipico calabrese, a conservare la tradizione in un certo qual modo. I monaci da sempre sono presenti sul nostro territorio. Qui a Soriano ci sono i domenicani e lì ovviamente ci sono i certosini. Vedete un po' i mostaccioli. E a tal riguardo c'è stata anche un'altra presenza, una scrittrice, Saveria Sesto, che ha scritto appositamente un volumetto che racconta un po' la storia ovviamente dei mostaccioli. Io non la conoscevo, poi ho letto, ho sbirciato un po' in questo volumetto. Siamo ricchi anche di tradizioni per quanto riguarda i dolci, l'enogastronomia, l'arte, la ceramica. Una risorsa economica sicuramente. Poi tra l'altro oggi viene commemorata un'altra giornata, la giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. È un'altra giornata indetta dal Consiglio dei Ministri della Repubblica. Quest'oggi, ogni 8 sarà commemorata questa giornata, per ricordare comunque, la commemorazione riguarda i 262 lavoratori che morirono nel 1956 a Marcinelle. E allora si parte da lì, e dunque queste, poi ci sono delle considerazioni che potremmo fare in merito agli immigrati e il modo in cui magari spesso e volentieri li consideriamo un problema. Noi siamo stati e continuiamo ad essere degli emigranti, e ci sono state e continuano ad esserci anche dei nostri corregionali o connazionali che magari perdono la vita nelle diverse aree della terra. Meditate, gente, meditate. Prego. Tu hai menzionato Marcinelle. Io ho pensato al Belgio e mi sono ricordata che quando sono stata a Bruges, la prima cosa che ho visto in vetrina a Bruges, cosa ho visto? I mostaccioli. Quindi sono andata nelle Ardenne e sono andata a vedere la fabbrica di mostaccioli, e sono precisamente identici a quelli di Serra San Bruno. Vedete un po' quante se ne apprendiamo, vivendo anche queste... Questi mostaccioli ci perseguitano. Bellissime iniziative, noi le abbiamo riprese, delle riproduzioni... Le riproduzioni le abbiamo riprese attraverso le telecamere, le stiamo proponendo in questo momento ai telespettatori, ma poi si possono ritrovare ovviamente miniaturizzate e diventano dei gioielli da portare in ogni dove, insieme agli altri oggetti che si rifanno ovviamente dall'antichità, la Magna Grecia, ma anche alla contemporanea. Va bene? Grazie al sodalizio, al connubio tra Anna Maria e Francesca Cucci e Ciliberta. I nostri migliori auguri. Grazie Fausto. Io sono contenta di essere qui perché stimo moltissimo Anna Maria e Francesca. Secondo me sono delle artiste straordinarie, calabresi, perché fanno degli oggetti bellissimi, colorati, che ricordano tantissimo la Calabria, le nostre tradizioni, la nostra storia. Da Cantastorie sono venuta quindi per aprire questa serata e onestamente sostenere Anna Maria, che la vedo molto emozionata. E non ho voluto portare un brano che solitamente seguo nei miei concerti, ma ho scritto proprio due versi dedicati ad Anna Maria. Spero si senta. Hai capito, addirittura. Trovati a voi, buon trovata a me, buona venuta a tutti i belli e i brutti. Qui siamo venuti ad ammirar bellezza piccola,
soave, piena di bellezza. Tirullalle, rullalle, rullalla, tirullalle, rullalle, rullalla, tirullalle, rullalle, rullalla, tirullalle, rullalle, rullalla. Mani di donna li hanno preparati di tanti colori e forme decorati, piccoli noni d'amore, piccoli gesti per te, donna incantevole fiore, compagna amica di un re, piccoli doni d'amore, piccoli gesti per te, donna incantevole fiore, compagna amica di un re. Tirullalle, rullalle, rullalla, tirullalle, rullalle, rullalla, tirullalle, rullalle, rullalla, tirullalle, rullalle, rullalla. Abbiamo raccontato quest'oggi le diverse storie, la storia della Magna Grecia che viene riproposta in un certo qual modo in queste creazioni, nelle gioie della Calabria. Abbiamo raccontato la storia dei mostaccioli, come vedete molto interessante, per chi non avesse capito possiamo anche cantarlo in un certo qual modo, così come ha fatto Francesca Prestia, è un'artista, canta storie. Noi abbiamo avuto il piacere di ascoltarla negli anni e questa sera lei, da amica, ha voluto omaggiare questa giornata, dunque Francesca Ciliberti e Anna Maria Cucci, cantando una storia dopo averla scritta per loro due, al femminile in un certo qual modo, da cantastorie, ci ha fatto vivere alcuni minuti quasi proiettati nel passato, in un'antichità non molto lontana ovviamente, però che ha rivitalizzato in un certo qual modo la traversa nella quale poi si sono riuniti poi tutti ad ascoltarla. Per me è stato un piacere venire qui a sostenere due donne. È vero, spesso mi chiamano la cantastorie calabrese delle donne, delle femmine del sud, e non potevo mancare. La musica a volte raccoglie gli animi e permette alle menti di concentrarsi sull'argomento che si vuole trattare. Così ho fatto un po' da sigla, da jingle della serata. Ma molto affascinanti, direi, E nello scrivere i versi chiaramente ho pensato ad Anna Maria Cucci e a Francesca, queste due donne straordinarie che utilizzano dei materiali semplici per realizzare opere di bellezza, bellezza che ricorda la bellezza della Calabria. E da cantastorie calabrese come la canto e la cunto, loro invece la riproducono in forme, in colori. Non a caso indosso anche una delle loro opere. Cosa ho voluto sottolineare con questi versi? Che delle semplici mani di donna possono creare doni d'amore, e quei doni d'amore fanno accendere una fiamma di felicità, di gioia, di serenità in ognuno di noi. In queste cose semplici noi donne io penso che possiamo insegnare tanto. E poi anche essere donne insieme, donne alleate, donne cumari, come dicevano prima, cioè stare l'una accanto all'altra perché sostenendoci il cammino è meno pesante. Noi donne dobbiamo forse, direi, rivalutare tutte quelle caratteristiche legate all'eleganza, alla grazia, alla dolcezza, alla gioia, che forse per una vita un po' dura, per una serie di trascorsi le avevamo persi di vista. Invece dobbiamo rifarle rinascere, no? Riesplodere, risperimentarle e contagiare il mondo maschile perché si possa sorridere di più.
Quindi Francesca Prestia, attraverso le sue storie cantate, cerca di costruire una rete con altre professionalità, e tra queste sicuramente c'è il mondo dell'arte. Va bene? Certo. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Il gallo e l'aquila, il cane, l'elefante, la grasta, che sarebbe questa, che abbiamo realizzato in occasione del cinquecentenario che è avvenuto la domenica scorsa, sì, a Soriano, e quindi la grasta, la S di Soriano. I gioielli, come si diceva poco fa, riprendono anche tra i tantissimi oggetti anche i mostaccioli, e come si diceva qualche giorno fa sono stati celebrati anche i 500 anni dei mostaccioli a Soriano. 15 anni fa invece la dottoressa Saveria Sesto, qui con noi, ha pensato bene di scrivere un volumetto ricco e di contenuti, ma direi soprattutto di fotografie, perché forse è quello che da sempre attrae, no? di questo dolce squisito calabrese. Una battuta su questo volumetto e su questa passione che lei avrà rispetto a questo nostro dolce. Sì, allora, rispetto al volumetto, ormai il volumetto è datato, perché 15 anni fa, avendo la passione appunto di scoprire quelle che sono le tipicità della Calabria, sono sbarcata a Soriano e da lì ovviamente ho cominciato a interessarmi a tutta la produzione dei mostaccioli artistici, soprattutto a sentire le aziende, a capire qual è il valore di questo settore. Vabbè, sono passati 15 anni, ma nulla è cambiato, perché insomma, stiamo parlando di un prodotto di parecchie centinaia di anni fa, dunque 15 anni è come se fosse stato scritto ieri. Diciamo che sono cambiate purtroppo tante cose, tanti elementi. Le aziende sono diminuite, il volume dei prodotti artistici è diminuito, mentre invece è aumentata tutta la produzione della biscotteria, della pralineria. Quindi diciamo che c'è stata un'evoluzione nel settore, indubbiamente. Resta di fatto il fascino dei mostaccioli artistici, perché a mio modo da vedere non vanno definiti né biscotti né dolci né cibo, e piuttosto invece sono, come dire, la sostanza di alcune immagini che riprendono la vita familiare, la quotidianità, che riprendono le forme degli animali. Una storia. Esatto, e quindi sono dei simboli. Certo. Sono dei simboli, per cui mi sembra molto riduttivo definirli come dei biscotti appunto che vanno mangiati. In realtà assolutamente non lo sono. No, anzi, i mostaccioli artistici si acquistano perché producono piacere, producono benessere, perché sono realizzati tutti a mano, senza alcun stampo. Non sono prodotti industriali, però sentivo da professoressa, perché come si diceva, Anna Maria Cucci ha insegnato tanti anni all'Istituto d'Arte di Squillace, e lei ricordava quanto il mostacciolo nell'antichità venisse considerato un prodotto da regalare in occasioni molto particolari. Sì. Qui c'è anche la simbologia che noi dovremmo tener conto, e dunque quando vediamo quelle bancarelle con i mostaccioli, soprattutto direi di Soriano, perché li ritrovo dappertutto, dovremmo ricordarci che noi dovremmo contribuire a mantenere questi laboratori che ovviamente anche in questo ambito riguardano la nostra antica e bellissima tradizione. Sì, indubbiamente, questi sono oggetti di dono, sono dei regali, si acquistano perché sono molto belli, già il primo piacere viene destato naturalmente dagli occhi, e poi naturalmente si possono, perché no, consumare, però sono oggetti di dono, oggetti come ex voto, e quindi come tali assumono in effetti un significato molto pregnante di quella che diciamo sono i diversi aspetti appunto della nostra vita. Dunque l'arte significa poi che possiamo anche gustarla nel vero senso della parola. Con i mostaccioli noi mangiamo l'arte. Dovremmo proprio fare un augurio alla nostra bellissima Italia, no? E soprattutto agli italiani, direi, di gustare sempre di più, di mangiare sempre di più l'arte, che significa crescere in cultura. Direi, se posso aggiungere, che i mostaccioli appunto hanno questa bella età di 500 anni,
perché arrivano con i padri domenicani. Il 500 anni di storia andrebbero diffusi non solo in Calabria, i calabresi dovrebbero conoscere la storia dei mostaccioli, conoscere proprio non solo questo significato ma proprio il peso della storia. E andrebbe diffusa, comunicata questo nostro appunto valore, comunicato all'Italia, perché 500 anni di storia hanno un peso specifico che è fatto di economia, che è fatto di cultura, che è fatto di maestranze, di mastazzolari, di aziende, insomma è un circuito economico virtuoso che deve essere assolutamente sostenuto. E lei ha messo proprio diciamo che la parola nel cuore di questa giornata, perché attraverso questi oggetti che riproducono, sono creazioni artistiche che riproducono tra l'altro anche i mostaccioli, quale migliore promozione del territorio? Sì. Turisti che passeranno dalla Perla dello Ionio, da Soverato, potranno ovviamente portarsi dietro i gioiellini che riproducono il mostacciolo. Bene, fermo bene. Restando che ovviamente non lo potranno mangiare, e dunque l'originalità dei mostaccioli di Soriano, di Serra San Bruno, rimane. Va bene? Bene, grazie. Grazie a lei. E in questo caso non poteva mancare l'assessore Emanuele Amoruso, assessore comunale ovviamente di Soverato, allo spettacolo, turismo e cultura. Racchiude tutto ciò di cui abbiamo parlato quest'oggi in realtà per quanto riguarda questa inaugurazione. Sì, consigliere delegato, quest'anno abbiamo fatto una formazione differente. Comunque i complimenti a Francesca Ciliberti per questo passo in avanti della sua carriera di artista. Anche questa è cultura. Cultura del bello, veramente delle gioie di Calabria che sicuramente avranno un grande successo e porteranno fuori da quelli che sono i confini locali Soverato e la Calabria stessa. Un'eccellenza di Soverato, le immagini lo dicono chiaro, è frequentato questo posto da tantissimi turisti, infatti si vedono anche dalle facce che ci sono, che restano anche molto stupefatti dalle bellezze di queste opere, che rappresentano quelle che sono le nostre tradizioni, i nostri valori, che si riscoprono poi attraverso queste bellissime opere fatte a mano. Avevamo già parlato della presenza di artisti, noi ci ritroviamo quest'oggi in una via che mi ha richiamato un po' la costiera amalfitana, dimentico che anche noi abbiamo tanto quanto. Incontriamo e con piacere direi Gianvito Casadonte, lo abbiamo menzionato poco fa con Francesca Ciliberti e Anna Maria Cucci, lo ritroviamo, non potevi mancare a questo appuntamento, a questa inaugurazione. Assolutamente no, perché Francesca è un'artista meravigliosa e straordinaria che io ogni anno promuovo con il Magna Grecia, credo nella sua arte, credo in quello che fa, sono convinto che questa collezione avrà un grandissimo successo, è amatissima dagli artisti che hanno calcato il palcoscenico del Magna Grecia. Avete anche visto la meravigliosa top model Chiara Baschetti, che ha indossato il suo gioiello, che è finito su Instagram, su Facebook, su Twitter, su tutti i social network importanti, milioni di visualizzazioni per una grandissima attrice, ma in questo caso per un gioiello bellissimo di Francesca. Concludo, come vedete noi ci ritroviamo sul territorio e poi ritroviamo anche le diverse professionalità, le diverse manifestazioni importanti di successo, e spesso Gianvito Casadonte ribadisce: insieme si vince, si sta costruendo pian piano una rete, andiamo oltre l'eccellenza, semplicemente una rete di persone entusiaste che vogliono andare avanti e raccontare davvero le gioie della Calabria. La bellezza salverà il mondo. Le cose belle, vuoi o non vuoi, ti aiutano a vivere meglio. Le cose di Francesca Ciliberti, i gioielli di Francesca Ciliberti ci aiutano ad apprezzare un po' di più la vita ogni giorno. E Francesca merita una grande attenzione, sia mediatica
e sia anche nazional popolare, direi. Mi auguro che possa nei prossimi anni avere questo successo che merita in tutta Italia e chissà con una vetrina internazionale sul web in tutto il mondo. Buona venuta a tutti i belli e i brutti, qui siamo venuti ad ammirar bellezza, piccola, soave, piena di bellezza. Tirullalle, rullalle, rullalla, tirullalle, rullalle, rullalla, tirullalle, rullalle, rullalla, tirullalle, rullalle, rullalla. Mani di donna li hanno preparati di tanti colori e forme decorati. Piccoli noni d'amore, piccoli gesti per te, donna incantevole fiore, compagna amica di un re. Piccoli doni d'amore, piccoli gesti per te, donna incantevole fiore, compagna amica di un re. Tirullalle, rullalle, rullalla, tirullalle, rullalle, rullalla, tirullalle, rullalle, rullalla, tirullalle, rullalle, rullalla.